po' diverso. Allora, ok, quando volete. Parto io. Allora, Fabriano ridiventa centro, ritorna ad essere al centro di un palcoscenico internazionale ospitando l'arrivo della prima tappa della Transitalia Marathon, che è una manifestazione che ci fa particolarmente piacere che arrivi qui da noi perché completa un anno d'oro per chi è un appassionato di moto. 2016 può essere ricordato come l'anno delle moto a Fabriano, a partire dal raduno BMW, mondiale di enduro, il custom a Fabriano ad agosto e ora, grazie agli organizzatori della Transitalia, anche le moto da fototurismo, chiamiamolo così, ma sarà molto più preciso in questo Pietro Vitale, che è uno degli organizzatori della Transitalia. Grazie. Transitalia Marathon nasce l'anno scorso, quindi con la prima edizione, e riprende una manifestazione agonistica degli anni fine 80, primi 90, e adesso diventa internazionale, che si svolgeva in Italia. Adesso diventa una manifestazione mototuristica, per cui con gli stessi, diciamo, tracciati, lasciando da parte le parti più difficili, noi porteremo 220 mototuristi che vengono da tutto il mondo, da 13 nazioni del mondo, a conoscere l'Italia, partendo da Rimini, sede storica di partenza del Transitalia Marathon, e quest'anno arrivando a Sulmona, in 3 tappe. E, come dicevo, 13 nazioni presenti, 220 partenti. Praticamente noi arriveremo al primo giorno qui a Fabriano, la prima tappa finisce qui, e noi, Mirko Urbinati, che è la persona che ha riscoperto e ha rivoluto questa manifestazione, e tutto lo staff saremo qui presenti per accogliere i partecipanti. Quindi noi arriveremo in Piazza Fabriano il 20, giovedì, no, il 29 di settembre, quindi giovedì prossimo. Il pomeriggio inizieranno gli arrivi dalle 15 in poi, 15:30 fino alle 19:30, per conoscere Fabriano, quindi si fermeranno qui in piazza e avranno i partecipanti tutto il tempo di poter girare la città prima della cena, insomma.